Leggo rapidamente l'articolo 100, il primo comma, che recita: le consigliere e i consiglieri possono presentare interrogazioni e interpellanze su argomenti che interessino anche indirettamente la vita e l'attività della comunità cittadina. Articolo 105, primo comma: nel presentare un'interrogazione, la consigliera o il consigliere dichiara se intende avere risposta orale o scritta. In quest'ultimo caso, entro 20 giorni, il sindaco o altro rappresentante della giunta trasmette la risposta scritta all'interrogante. Cito anche un attimino brevemente la dottrina, visto che in quest'aula molti sono avvocati. È la dottrina che commenta il testo unico degli enti locali, dal quale deriva il regolamento del Consiglio Comunale a cui noi ci ispiriamo. Afferma: costituisce esercizio di poteri di controllo di spettanza a tutti i consiglieri, ma adoperato con assiduità dai consiglieri di opposizione, l'utilizzo di determinati strumenti, quali le interrogazioni, interpellanze e mozioni. Sarebbe indice di particolare tutela e garanzia, addirittura, accordare a tali atti proposti dai consiglieri di minoranza una corsia preferenziale. Noi, Presidente, vogliamo denunciare il fatto che abbiamo presentato in questi mesi quasi 50 interrogazioni come gruppo capitolino e c'è stata la risposta solamente a pochissime interrogazioni. Chiediamo cortesemente che questo mancato rispetto del regolamento comunale, ma ancora prima questo mancato rispetto delle minoranze, venga sanato il prima possibile. Grazie.